dato questa opportunità, e io inizierò con un'introduzione teorica sull'archeologia dell'Esu, e poi parleranno gli altri. Fin dai primordi dell'archeologia preistorica, lo studio delle isole minori arcipelaghe ha costituito uno degli obiettivi prioritari per la ricostruzione del popolamento del Mediterraneo. Basti pensare all'esplorazione delle Ciclade, iniziata verso la fine dell'Ottocento, alle scoperte e alle prime pubblicazioni sull'arcipelago maltese nella prima metà del Novecento, o alle eccezionali scoperte, ricerche fondamentali per la nascita della moderna preistoria italiana, di Luigi Bernabobrea e Madeleine Cavalier nelle isole Eolie. Solo con gli anni 70 del Novecento, però, l'archeologia si è cominciata a interrogare sulla peculiare importanza delle isole, in particolare sulla loro specificità e sulle analogie e differenze nei meccanismi del popolamento delle isole e della terraferma nella preistoria. Un ruolo